DPCM le misure fino al 5 marzo, la Toscana gialla per tutta la settimana. Ristoratori sempre più esasperati, flash mob per protestare contro le chiusure. Montepulciano protagonista di scuole sicure, il progetto della regione contro il Covid. Per lo sport il calcio, Siena alla prova del San Donato, domani il debutto in panchina di Argilli. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Entra in vigore domani il nuovo DPCM. La Toscana resta in zona gialla fino a venerdì prossimo, quindi anche nel weekend, dopo molti mesi, sarà possibile fare pranzo all'interno dei locali. Lo stato di emergenza scadrà il 30 aprile. Il servizio. Il futuro dell'Italia è delineato, perlomeno fino al 5 marzo. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM, che da domani regolerà le varie attività sul territorio nazionale. In giornata è poi arrivata anche l'ordinanza del ministro della Sanità, Roberto Speranza, che ha suddiviso il paese negli ormai noti colori giallo, arancio e rosso. Le misure per fasce entreranno in vigore dal 17 gennaio. La Toscana, forte dei buoni risultati ottenuti nelle settimane passate, è sicura di essere nell'area di minor rischio perlomeno fino a venerdì prossimo. Questo significa che dopo vari mesi, per tutto il weekend, sarà possibile consumare i pasti all'interno dei locali. Per i bar sarà comunque vietato l'asporto dopo le 18. Confermata invece la chiusura di teatri e cinema, mentre i musei riapriranno solo in fascia gialla, esclusivamente dal lunedì al venerdì. A questo proposito, il Museo dei Fisiocritici ha già fatto sapere che al momento non riaprirà. La stagione sciistica invece non riprenderà prima del 15 febbraio. Per quanto riguarda tutti gli altri provvedimenti, comprese visite e spostamenti fuori regione e verso le seconde case, restano valide le ordinanze in vigore fino a questo momento. Il 30 aprile, infine, è prevista la fine dello stato di emergenza. Dunque, ristoranti sempre chiusi a cena, con possibilità di asporto e consegna a domicilio, una situazione che va avanti ormai da mesi e che vede i ristoratori sempre più esasperati. È questo il motivo che spinge alcuni a partecipare al flash mob di questa sera. Sentiamo questo servizio e poi anche il commento su questa vicenda da parte dell'assessore al turismo Alberto Tirelli, entrambi i servizi di Teresa Scarcella. Luci e musica accese all'interno dei ristoranti, proprietari e dipendenti seduti ai tavoli apparecchiati ma senza clienti. È l'ennesimo atto simbolico che i ristoratori mettono in piedi per far sentire la loro voce che, se ascoltata, esprimerebbe amarezza. L'accensione delle luci dei locali è per accendere le luci sopra la nostra difficoltà, che è una difficoltà che ormai non può essere più sottaciuta. Un flash mob nel rispetto delle regole, in segno di protesta contro la chiusura serale, una regola ormai in vigore da mesi ma che i ristoratori proprio non capiscono. Non capiamo e continuiamo a non capire per quale motivo laddove si possa aprire non si riesca ad aprire in sicurezza, rispettando i protocolli, anche con dei controlli che giustamente ci devono essere molto più duri. Ci fai stare chiusi, ci devi comunque dare la possibilità di avere dei ristori adeguati, no, le 1.000-2.000 euro che non servono a niente. Almeno uno può respirare, in questa maniera non ce la facciamo, è dura. Fateci lavorare con tutti i controlli del caso, è questa la richiesta che accomuna tutti i ristoranti, anche chi non partecipa al flash mob. Noi condividiamo alcune misure, anche vista la scarsa disponibilità di alcuna parte della popolazione, che ogni volta che viene permesso un piccolo spiraglio di riapertura magari se ne approfitta. Invece non condividiamo fare tutto in erba un fascio, cioè il bar è una cosa, invece nel ristorante, se vengono rispettate tutte le misure, non capiamo come possa avvenire il contagio. Flash mob non lo trovo utile. Il discorso è un po' più ampio. Se io devo stare aperto a pranzo con tot persone, non vedo perché non devo stare aperto la sera. Se sbaglio, pago. Se sono nella regola, fatemi lavorare il giorno e la sera. La preoccupazione più grande è per i prossimi mesi. Non poter lavorare a Pasqua per qualcuno potrebbe rivelarsi fatale.
la preoccupazione è estrema. Sappiamo benissimo che giocarci l'apertura di Pasqua per la maggior parte di noi sarebbe il segnale di una chiusura assoluta. Io penso che sia giunto un momento di esasperazione da parte di questi operatori, perché l'assenza di certezze è quella che logora di più. Credo che sarebbe stato meglio e sarebbe meglio dire loro che si chiude fino al primo di marzo, però dal primo di marzo ci si comporta in un determinato modo, piuttosto che ogni settimana attendere il giovedì o il venerdì per sapere cosa accadrà la settimana dopo. È stato un anno difficile dal punto di vista economico, quello appena passato, e per quanto si riponga tanta speranza nel 2021, definito come l'anno della rinascita, un ritorno alla normalità è ancora molto lontano. Le aperture e chiusure dei locali e ristoranti continuano e probabilmente continueranno ad essere scandite dai colori delle regioni e dai DPCM, con conseguente incertezza e difficoltà che ne deriva. La preoccupazione per la stagione è tanta e l'amministrazione comunale inizia a pensare a quali misure mettere in atto per venire incontro agli operatori. Mi sembra che l'intenzione sia quella di confermare almeno le iniziative che abbiamo preso durante il 2020 fino al 30 di giugno prossimo. Anche la decisione che abbiamo preso relativamente alla conferma della concessione di suolo pubblico, quindi sanno che potranno riaprire e quando riapriranno avendo a disposizione lo spazio esterno e magari abbellendolo o utilizzandolo in maniera ancora migliore di come hanno fatto l'anno scorso. Fino al 5 marzo i teatri e i cinema rimarranno chiusi. Il nuovo DPCM conferma la misura più rigida anche per alcuni luoghi culturali. Un altro duro colpo per un settore già colpito dalla pandemia. A rappresentare la difficoltà della categoria, Alessandro Benvenuti, direttore dei teatri di Siena. The show must go on. Quando Freddie Mercury e soci hanno scritto l'immortale testo, il teatro aveva piena cittadinanza. Poi è arrivata l'ondata pandemica e il governo ha bollato questi luoghi di cultura come zone di possibile contagio. Lo ha fatto nella prima fase, con buona parte del globo sottosopra, e lo ha ribadito nella seconda. Il colpo di grazia, se mai non fosse già stato inferto, è arrivato con il nuovo DPCM. Fino al 5 marzo, teatri e cinema restano chiusi. A sentire Alessandro Benvenuti, direttore del Teatro dei Rozzi e di quello dei Rinnovati, una data che potrebbe infondere anche ottimismo, soltanto fosse reale. Secondo l'attore, il quadro più veritiero è assai peggiore. Fa paura probabilmente dire le cose come stanno, cioè che noi si parla del 5 marzo, io sono assolutamente sicuro e convinto che noi non si riapre ma forse l'anno prossimo, in autunno inoltrato. Io credo che la realtà che ci aspetta noi del teatro, soprattutto del cinema, in qualche modo in cinema inteso come sala, non come produzioni, sarà questa. Soltanto che nessuno ci ha voglia di dirlo onestamente. La politica non ci ha voglia di dirlo. Osservando la situazione nel complesso, a uscire a pezzi dal nuovo decreto governativo e la cultura in generale, solo ai musei è stata fatta una piccola concessione, porte aperte dal lunedì al venerdì, ma esclusivamente in fascia gialla. Benvenuti, tuttavia, è convinto che a differenza del cinema, la realtà teatrale sia quella più penalizzata. Il teatro è, come dire, in tutte le sue forme, è l'ultima ruota del carro, no? È quella di cui tutti si riempiono la bocca, ma nessuno poi ci riempie le tasche. Forse, voglio dire, c'è ancora bisogno di far capire agli italiani che anche il nostro è un lavoro e che anche tante famiglie dipendono dal lavoro che noi svolgiamo nei teatri. Siamo indietro da questo punto di vista, siamo molto indietro, ma non è che la cosa mi sorprenda più di tanto, perché è ovvio, no, che in un paese che è pieno di cultura l'ultima cosa forse che vedi è proprio quella che ti hai davanti agli occhi tutti i giorni, per cui ti sparisce davanti agli occhi. Una presa di coscienza che però non ha modificato l'atteggiamento, sempre propositivo. Il direttore è al lavoro per la ripartenza. Quando sarà, Siena si farà trovare pronta. Noi non ci stiamo arrendendo. I licei poliziani sono stati scelti come scuola campione per la provincia di Siena per effettuare i tamponi antigenici rapidi della campagna di monitoraggio scuole sicure, voluta dalla Regione Toscana e condotta dalla ASL. Quello che è accaduto questa mattina a Montepulciano sarà attuato da lunedì prossimo in 18 istituti superiori della provincia. Per noi c'era Simona Sassetti.
Bergoglio perché proprio i licei poliziani sono stati scelti per monitorare eventuali positività all'interno della nostra scuola. È partita dai licei poliziani di Montepulciano la campagna di monitoraggio scuole sicure negli istituti scolastici del territorio dell'ASL Toscana Sud-Est. Si tratta di tamponi antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori individuati dall'Agenzia Regionale di Sanità. Per noi è un grosso vantaggio e una sicurezza soprattutto nei confronti di tutta la scuola e delle famiglie, quindi benvenuto questo test. Il primo studente a sottoporsi al tampone è stato Federico Marconi. La scuola monitora tutti i possibili casi che ci sono a scuola, positivi e negativi, avendo un controllo maggiore e sapendo cosa fare e come agire, quindi di sicuro sia professori che studenti saranno più tranquilli e sicuri. L'operazione sarà ripetuta nelle settimane successive, ogni volta su altri 5 studenti delle stesse classi, garantendo una costante verifica della situazione. L'intera comunità si è stretta intorno alle esigenze della scuola, perché la scuola è un piccolo mondo da cui poi si diramano però tutta una serie di interazioni che coinvolgono ovviamente le famiglie, quindi ciascun ragazzo ha una serie e tutta una serie di legami anche spesso sensibili che potevano essere messi a rischio. Grazie anche al grande senso di responsabilità dimostrato dai nostri studenti, gli episodi che si sono verificati di contagio sono stati subito bloccati. Credo che la Giunta regionale abbia dato un indirizzo fondamentale e anche di esempio rispetto alle altre regioni italiane, proprio per dare un esempio di un buon tracciamento, di un buon governo, proprio per la continuità del servizio scolastico sia per i ragazzi che per gli insegnanti. Quello che è accaduto a Montepulciano sarà poi attuato da lunedì prossimo in 18 altri istituti superiori della provincia. Alla via la macchina di Territori Sicuri, la campagna regionale che fino a domenica fa tappa a Sarteano. Il sindaco Landi afferma grande prova di coesione. Il servizio di Simona Sassetti. Una 3 giorni di test antigenici rapidi a Sarteano. Si chiama Territori Sicuri. Lo screening di massa promosso dalla regione è attuato dall'azienda ASL Toscana Sud-Est. In pratica sono stati messi a disposizione della cittadinanza 3 gazebo allestiti dalle associazioni di volontariato Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa Italiana, ognuno con 3 postazioni per l'effettuazione dei tamponi. All'ingresso ogni associazione ha un ingresso, sono 3 ingressi, ci sono 2 volontari che vedono, controllano, hanno la lista e poi fanno passare secondo l'ora che finora è stata rispettata sempre e ogni 4 minuti passa una persona. Poi abbiamo un'uscita che è comune a tutte e 3 le organizzazioni, dove ci sono i rappresentanti di tutte e 3 le associazioni. Sono ben 2030 i cittadini che si sono prenotati tramite il portale istituito, circa il 50% della cittadinanza sarteanese. Davo una risposta così perché conosco la comunità di Sarteano, che è stata peraltro anche provata duramente durante la fase del Covid, quindi so la sensibilità che poi il sindaco manifesta, ma oltre al sindaco tutta la comunità. Mi auguro anzi che questo numero cresca nel giro dei prossimi nelle prossime ore in maniera tale che davvero si possa fare il cosiddetto screening di massa. Una grande macchina organizzativa coordinata dall'amministrazione comunale. Macchina rodatissima portata avanti dalle 3 associazioni del volontariato, la Croce Rossa, l'ANPAS e la Misericordia, che qui a Sarteano è una forza importantissima. E soprattutto io vorrei sottolineare una cosa che spesso rischiamo di non dare, a cui spesso rischiamo di non dare importanza, è che il connubio importante fra la comunità, le persone che in questo momento soffrono, stanno male, gli imprenditori, le persone anche affette che hanno avuto a che vedere con il virus e le istituzioni. Si è conclusa la prima fase di vaccinazione nell'RSA dell'ASL Toscana Sud-Est. Lunedì inizierà il secondo giro di vaccinazioni. In totale in Toscana sono stati vaccinati 9.905 ospiti dell'RSA. Ce ne parla Antonio D'Urso nel servizio di Simona Sassetti. Il piano delle vaccinazioni nell'RSA, abbiamo praticamente ultimato il primo giro nell'RSA, cominceremo col turno di lunedì della prossima settimana il secondo giro e quindi cominceremo a mettere davvero al sicuro gli ospiti dell'RSA.
progressivamente andremo nelle REA, abbiamo già cominciato e continueremo in funzione delle dosi che ci arriveranno dal governo nazionale. Si è conclusa la prima parte della somministrazione dei vaccini nell'RSA. I numeri dicono che in totale in Toscana sono stati vaccinati 9.905 ospiti dell'RSA. Tutti hanno ricevuto la prima dose. Intanto sono arrivati 170 flaconi che equivalgono a 1.700 dosi. Il vaccino, secondo le indicazioni regionali, verrà utilizzato per il personale del 118 e delle associazioni di volontariato. Le dosi verranno ripartite equamente nelle tre province, Siena, Arezzo e Grosseto. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel, siamo tutti stanchi, operatori della sanità ma anche persone civili, normali, insomma siamo tutti molto provati da questa condizione. Mi auguro che con i vaccini si riesca a sradicare. Uso il termine al plurale perché non è un vaccino che ci farà la svolta ma sono i vaccini. Finite le vacanze, si torna alla quotidianità anche in Val d'Orcia, che registra un'impennata importante di contagi negli ultimi giorni. 25 in tutta l'area e Montalcino in testa con 17 nel proprio territorio. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Dopo che le prime dosi di vaccino sono state somministrate ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, agli ospiti della RSA di Montalcino, la situazione contagio Covid in tutta la Val d'Orcia ha subito una drastica impennata. A seguito delle restrizioni si era giunti ad un azzeramento dei contagi prima di Natale, ma a distanza di una settimana dal termine delle festività natalizie la situazione è drasticamente cambiata. 25 sono adesso i positivi in tutta l'area, ben 17 nel solo territorio di Montalcino, la cui amministrazione avvisa la popolazione di continuare a mantenere un comportamento molto prudente e attento perché la pandemia non è finita. Anche San Quirico d'Orcia in pochi giorni ha registrato 6 casi e Castiglione d'Orcia è tornata a 2 casi, mentre nessuno a Radicofani e Pienza. Non è una situazione drammatica e non si può certamente parlare di terza ondata, ma gli amministratori continuano a richiamare i cittadini alla massima attenzione e al rispetto delle regole anticontagio, perché nonostante sia partita la campagna vaccinale, ancora la strada verso la sconfitta del virus è lunga. La situazione attuale in Toscana registra delle necessità di sangue. Questo si legge nel comunicato diffuso dall'Avis regionale Toscana, ma come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente provinciale Viro Pacconi, la mancanza di sangue non è strettamente connessa alla mancanza di donatori. Il servizio. C'è questa carenza di sangue di gruppo 0, negativo e positivo, e di gruppo A, negativo e positivo, con qualche, diciamo così, carenza anche sul gruppo AB. Però ecco, al di là di tutto, il numero delle donazioni in Toscana in questi primi 13 giorni dell'anno, dall'1 al 13 di gennaio, sono aumentate del 9,6% le donazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Io credo che sia, comunque, al di là di tutto, non tanto il fatto di donatori che vanno meno a donare, quanto proprio di una richiesta maggiore di sangue che c'è in questo momento, poiché da qualche giorno a questa parte hanno riaperto le sale operatorie. Una carenza di sangue dei gruppi A e 0, sia positivi sia negativi, e la fragilità per i gruppi AB positivo e B sia positivo che negativo, ha indotto l'Avis ad un appello ai donatori. È da sottolineare però che nonostante il Covid, l'anno appena concluso sia stato tutt'altro che disastroso per quanto riguarda i numeri delle donazioni di sangue. Questo trend positivo è confermato sia dai gruppi di donatori di sangue delle contrade che dall'Avis stesso. Dunque, per quanto riguarda la Toscana, l'anno scorso abbiamo avuto un numero di donazioni superiori a quelle dell'anno precedente, nonostante il Covid, dell'1,3%. Quanto riguarda invece la provincia di Siena, abbiamo avuto sostanzialmente 50 donazioni in meno complessivamente nella provincia di Siena. Deriva, e lo sappiamo bene, da una situazione che abbiamo avuto soprattutto nelle unità di raccolta del sangue, quelle associative, personale che è stato in quarantena, chiusura di una struttura come Sartiana e tutto quanto. Noi abbiamo avuto oltre 200 donazioni in meno soltanto in queste tre strutture, quindi le 50 in meno si giustificano bene, visto che tutte le altre hanno aumentato il loro numero. Ecco. La corsa ai vaccini non è passata inosservata tra i truffatori. In Toscana alcuni anziani infatti sono stati contattati da presunti medici per effettuare un vaccino a domicilio. Ce ne parla Filippo Meiattini.
raggiri ai danni di persone anziane contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti-Covid presso la propria abitazione. È una nuova truffa che è emersa in seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla ASL di riferimento territoriale da parte degli stessi anziani contattati. La regione sottolinea che i casi verificati sono stati pochi ed isolati, ma l'invito è quello di non aderire ad alcuna proposta e a non esitare a contattare le forze dell'ordine o le autorità sanitarie. Al momento, infatti, non vengono effettuate somministrazioni di vaccino anti-Covid al domicilio degli anziani. Il piano vaccinale nazionale prevede varie fasi dedicate a target di popolazioni diverse. Attualmente è ancora in corso la fase 1, aperta a operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e dell'RSA, ai medici e pediatri di famiglia, agli operatori dei servizi di emergenza urgenza, ai volontari impegnati nei trasporti sanitari, alla sanità territoriale pubblica, agli operatori non sanitari che lavorano negli ospedali e al personale delle ditte appaltatrici di servizi e manutenzione nelle strutture ospedaliere. Il cicloturismo avrà la sua casa. Nasce Strade di Siena. La rete di percorsi tra Valdelsa, Chianti e Senese metterà in comunicazione i vari itinerari tra tracciati bianchi e asfaltati. Il progetto unisce 28 comuni del territorio e ha anche come obiettivo la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale. Sentiamo. Nasce il sito stradedisiena.it, il nuovo progetto 2.0 nell'ambito della gestione associata Terre di Siena Slow, che interessa 28 comuni della provincia e che vede Siena capofila. Il portale è dedicato al settore del cicloturismo, sul quale Siena e la provincia puntano molto. Dopotutto siamo il territorio di eventi di grande appeal mondiale come l'Eroica e le Strade Bianche. Costruito grazie alle risorse regionali, vede la partecipazione di 4 associazioni del territorio: FIAB Siena, Fondazione L'Eroica, Ari Audax e Bici Club Terre di Siena. Siamo pronti per accogliere ancora meglio questo tipo di turismo che si accinge o si accingerà a fare dei cammini sia a piedi, ma soprattutto per quel che riguarda il bike può essere uno strumento per coloro che si accingono a stare sul nostro territorio per percorrerlo in bicicletta, dandogli tutte le informazioni utili ma anche tutto il sostegno utile per organizzare in maniera adeguata una vacanza. Il sito appena nato vuole essere un punto di riferimento per chi decide di visitare il territorio in bici o a piedi. Offre spunti sugli itinerari, quali i cammini della via Francigena e della via Lauretana, entrambi di interesse nazionale, nonché tutti i servizi offerti dalle strutture ricettive alle attività di noleggio e riparazione delle bici, fino ai collegamenti su rotaie. La versione di lancio verrà poi incrementata con l'aggiunta nel corso del 2021 di almeno altri 20 percorsi. L'iter che abbiamo avviato è un iter di certificazione di queste strutture che vogliono adeguarsi ad accogliere questo tipo di turismo. Non è semplicissimo, sono piccoli accorgimenti che però bisogna tenere presenti perché questo tipo di turismo ha delle esigenze particolari. Fatti i tamponi ai 50 ospiti della RSA Gandini di Poggibonsi, dove nei giorni scorsi erano state riscontrate 2 positività al Covid-19. Intanto cresce il numero di contagiati in città, sono più di 100. Ce ne parla Filippo Tecce. Sono stati sottoposti al tampone molecolare circa 50 ospiti della RSA Gandini di Poggibonsi, che nelle scorse ore aveva fatto registrare 2 casi positivi al Covid-19 più un contagiato tra gli operatori. Il risultato del test sugli ospiti di certo non sarà disponibile nella giornata di oggi, con la speranza che il computo totale dei soggetti contagiati non aumenti. 2 le persone che sono risultate positivi alla RSA Gandini. Una di queste si trova in isolamento proprio all'interno della struttura perché presenta sintomi lievi, mentre per la seconda è stato necessario il ricovero in ospedale. Dunque il virus è entrato in una delle RSA della Valdelsa, nonostante la grande attenzione messa in campo sin dall'inizio della pandemia da Covid-19. Tant'è che le ultime verifiche avvenute sia sugli ospiti che sugli operatori nel mese di gennaio erano del 5 e dell'11 e tutte e 2 avevano dato esito negativo. Ma sono stati successivi controlli ad accertare la presenza del Covid nella residenza sanitaria assistenziale di Poggibonsi, con il sindaco David Bussagli
sociali e la presidente della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa, Nicoletta Baracchini, che hanno subito parlato di situazione monitorata e sotto controllo. Questo ultimo episodio si somma a quello di alcuni giorni prima alla casa di riposo Santa Chiara Sanlucchese, dove erano stati trovati 9 casi di positività tra gli ospiti della struttura. In generale, questione RSA a parte, il sindaco di Poggiomont si parla di evoluzione non bella, riferendosi alla situazione del contagio a Poggiomonsi, dove i soggetti positivi sono tornati a superare il muro dei 100. Chi ha abbassato la guardia, è il monito del sindaco, torni ad alzare al massimo l'asticella dell'attenzione. Ci aspettano settimane complesse e se tutti ci comportiamo in maniera prudente sarà più semplice superarle. Dal prossimo anno all'Istituto Istruzione Superiore Roncalli di Poggiomonsi ci sarà anche il corso economico sportivo. Sentiamo in proposito il dirigente scolastico Gabriele Marini. Abbiamo introdotto un indirizzo che poi si sta diffondendo e radicando all'interno di quello che è il settore economico e in particolare sul percorso dell'amministrazione finanze e marketing, perché quello di cercare di coniugare quelle che sono le competenze gestionali, amministrative e gestionali, con quelle che è il potenziamento delle competenze sportive, perché sempre di più oggi a livello di sport è necessario non solo avere la passione dello sport, la conoscenza degli sport e anche la pratica sportiva, ma anche avere competenze di carattere gestionale organizzativo. E questo vale per gestire una struttura sportiva, per gestire una società e soprattutto quello che è importante è quello anche di coniugare quelle che sono le competenze nel campo economico, economico-giuridico, che connotano l'indirizzo amministrazione, finanze e marketing, con quelle che sono i temi della salute, dei valori dello sport, che sono i valori dell'inclusione, i valori del wellness, i valori dello star bene. Quindi il fatto che l'economia e lo sport sono anche fortemente interrelati, questo è chiaro ed evidente, soprattutto lo è evidente ancora oggi in questo momento di complessità che stiamo vivendo a causa del Covid, perché ci fa capire come le limitazioni di carattere sportivo hanno un riflesso sulla salute e conseguentemente sull'economia, perché ovviamente vanno a sovraccaricare il sistema sanitario e a non creare le situazioni in cui il PIL, il prodotto interno lordo, è collegato al BIL, al benessere interno lordo. Avvicendamento in Consiglio Comunale a Colle Valdelsa, dove Francesco Di Gennaro della lista civica Io Cambio lascia il posto a Valerio Peruzzi. Sentiamo Filippo Tecce. Dal prossimo Consiglio Comunale di Colle di Valdelsa, il consigliere Francesco Di Gennaro, candidato sindaco alle scorse elezioni comunali, lascerà il posto a Valerio Peruzzi, risultato il consigliere più votato di tutte le liste nella tornata elettorale del 2019. Come preannunciato durante la campagna elettorale, all'interno del gruppo sarebbe avvenuta infatti una staffetta tra i due promotori del progetto, nato pochi mesi prima delle consultazioni che al ballottaggio hanno visto la vittoria di Alessandro Donati. Ringrazio in primo luogo gli 877 elettori che mi hanno votato, dice Di Gennaro, ed hanno dato fiducia al progetto di questa lista civica che vuole una città diversa, più inclusiva, verde, sostenibile e solidale, obiettivi che perseguiremo nei prossimi anni anche dai banchi dell'opposizione. Dentro quindi Valerio Peruzzi, 31 anni, campione di preferenze alle comunali del 2019, alla prima esperienza in politica seppure in una lista civica. Peruzzi è una figura di spicco nel mondo dell'associazionismo di Colle di Valdelsa, ha partecipato attivamente alla creazione della Notte Gialla, ha collaborato alla realizzazione del forum Valdelsa Giovani. Adesso l'approdo in Consiglio Comunale, sono felice di fare questo passo, dice Peruzzi, spero che questa esperienza possa aiutare a conoscere meglio la macchina amministrativa del comune e permetta a tutti quei cittadini che hanno riposto fiducia in me nel nostro progetto di sentirsi sempre di più rappresentati. Peruzzi è pronto a mettersi al lavoro per la sua città. Non vedo l'ora di poter iniziare questo nuovo percorso, chiude Peruzzi, sottolineando l'importanza dei giovani e il loro impegno nelle questioni che riguardano Colle di Valdelsa. E adesso la nostra pagina sportiva, il calcio. Domani il Siena scenderà in campo contro il San Donato Tavarnelle. Oggi il nuovo allenatore dei bianconeri, Stefano Argilli, ha tenuto la conferenza stampa prepartita. Sentiamo le sue parole.
gli ho detto che mi dispiaciuto per mister Gilardino. Poi siamo andati in campo, abbiamo giocato a pallone e lì tutto si è disteso. Mister Gilardino li aveva appena salutati un quarto d'ora prima, e io e Gil siamo entrati un quarto d'ora dopo in uno spogliatoio che aveva ancora tanta emozione addosso. È stato questo il primo impatto di Stefano Argilli con la prima squadra del Siena. Domani sul campo del San Donato Tavarnelle, Argilli sarà per la prima volta alla guida dei bianconeri, in un match fondamentale sia per la classifica che per il morale, dopo la difficile separazione da Alberto Gilardino. Non ho altri pensieri, ho solo come cercare di arrivare alla vittoria, ottenerla, sfruttare tutto il potenziale che abbiamo. Ovviamente appoggiarmi e basarmi su tutto l'ottimo lavoro che ha fatto mister Gilardino, perché di buono c'è tantissimo e la squadra deve sapere, deve capire che non c'è una situazione da risollevare, c'è un'ottima base su cui lavorare e su quella sto lavorando. Questa settimana con poche piccole cose diverse dal solito per loro, a cominciare magari da quello che abbiamo proposto durante gli allenamenti, poi a qualcosa di mio per affrontare le partite. Ricordo come di consueto che domani potrete seguire i flash della gara della Robur su Radio Siena, mentre la trasmissione minuto per minuto andrà in onda regolarmente domenica per seguire tutta la Serie D. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio alle previsioni del tempo e poi al nostro Roberto Rosa con le sue storie da raccontare, a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.